là dell'intervento di oggi importante che è stato sottolineato anche dal presidente Roscioli, la cooperazione, prima volta forse che vediamo una cooperazione politica così forte, a prescindere dalle varie fazioni. Un cartellone ricco di eventi. Io seguo i Maneskin dal 2018, noi siamo una radio che trattiamo il turismo, ma trattiamo anche la musica, e non si può non sottolineare il suo intervento. Tantissimi gli eventi, anche abbiamo parlato, è stata sfiorata anche un po' la polemica sul discorso Maneskin, quindi da questo punto di vista state lavorando molto bene. Ma grazie, diciamo che quando arriva un grande evento a Roma non è una cosa casuale, cioè c'è dietro un lavoro molto lungo. Non è che un lancio, adesso facciamo l'esempio dei Maneskin, per quanto loro romani, per quanto amino Roma, non è che decidono di lanciare il loro album con Spotify Mondo a Roma per caso. C'è un lavoro molto forte di collaborazione con il loro management. Io credo che i Maneskin possano piacere o non piacere, ma in questo momento sono primi nella classifica inglese, tanto per fare un esempio. Contro mondiale hanno duettato con Rolling. Ma soprattutto ricorderei che sono quattro ragazzi romani che vengono dal nulla, e forse è giunta l'ora di vantarsi anche di talenti che vengono dal nulla, che riscalano il successo. Perché ascoltiamo di tutto, ci arriva un po' di tutto. Diciamo che c'è un problema forse in Italia e a Roma, che ormai si perdona tutto tranne il successo, questo è il limite, e noi invece abbiamo in testa una Roma diversa, molto più moderna. Il fatto che Roma dopo 11 anni torni a essere la capitale anche della stagione concertistica, battendo Milano dopo 11 anni, non è una cosa proprio scontata. Noi quest'anno abbiamo venduto più di 2 milioni di biglietti a pagamento, motivo per il quale abbiamo poi voluto organizzare il concertone di Capodanno con artisti importanti, cioè ritornare anche all'abitudine di creare dei momenti di aggregazione per tutti, a prescindere da quanti soldi uno ha in tasca, che generano una comunità anche più felice, più integrata. E credo che siano motivi per poi venire a Roma, perché banalmente a Capodanno Milano non ha organizzato nulla, le altre città sono state cose diciamo minime, lo dico con rispetto, e noi abbiamo fatto praticamente il 20% in più di occupazione di stanze rispetto al 2019, perché a un turismo classico che tu hai organizzi quel motivo last minute dell'ultimo secondo che ti aiuta a completare e quindi a generare l'utile poi per le imprese. Insomma, questo è il senso, la città deve andare bene, se la città va bene il paese, non ci può essere alternativa.